Nell'esercitazione che abbiamo previsto per oggi vi proporrei questo tema d'esame, che se non sbaglio non abbiamo mai usato né nelle lezioni né nel laboratorio, che era quello che avevamo proposto 6 febbraio, quindi sembra il secondo appello dell'anno scorso. Così partiamo da zero e proviamo a usare questo esercizio per riprendere un po' le varie cose che abbiamo visto durante il corso. Adesso, questo tema d'esame nello specifico chiedeva 4 cose: modello informativo concettuale, cioè diagramma delle classi, modello del processo, cioè di activity diagram, i KPI per quanto riguarda l'utilità per il fornitore, adesso vediamo chi è, e il modello dei casi d'uso. Queste sono 4 delle 6 domande che possono capitare nei temi d'esame. Le altre 2 domande, che a campione capitano a volte sì, a volte no, al posto di altre 2 di queste, quindi sono sempre 4 domande estratte da un insieme di 6. Le altre 2 domande potrebbero essere di fornire la descrizione di un caso d'uso, quindi non solamente il diagramma ma proprio la descrizione completa con lo scenario e le eccezioni, oppure i mock-up. Quindi alla fine nel corso abbiamo questi 6 grandi capitoli, ciascuno dei quali corrisponde a una domanda d'esame, essenzialmente. Senza parlare, ma questo direi che non dovrebbe essere un grosso problema, delle 3 domandine che ci sono sul retro del foglio. Se qualcuno poi incontrasse problemi con alcune di queste domande me lo fa sapere, magari le rivediamo in aula in gennaio. Ma ovviamente la parte corposa del compito è quella del progetto. Allora, per chi non avesse già provato a risolvere o guardando, spulciando tra i vecchi temi d'esame, diamogli una lettura, cerco di andare abbastanza rapido per farci stare un po' di informazioni in quest'ora. Allora, la recente normativa fiscale impone che tutti i fornitori delle pubbliche amministrazioni aderiscano alla fatturazione elettronica. Tutte le fatture devono quindi essere trasmesse codificate in forma elettronica, altrimenti le pubbliche amministrazioni non potranno procedere al relativo pagamento. Questo è vero, abbiamo semplificato un caso reale. Ciascun fornitore deve essere dotato di un indirizzo PEC e dei dati fiscali, codice fiscale, partita IVA, denominazione azienda e indirizzo. A ciascuna amministrazione pubblica è stato attribuito un codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario, che dovrà essere indicato in fattura. Questa frase qua strana, tra virgolette, è presa dalla normativa, come sempre le cose contorte le troviamo sempre sulle leggi, o sui regolamenti. Questo è un identificativo univoco associato all'amministrazione pubblica verso la quale dovrà essere messa la fattura e che quindi dovrà ovviamente pagare la prestazione. Qui stiamo pensando al ciclo passivo dell'amministrazione. Quando l'amministrazione compra dei beni o dei servizi e un altro ente pubblico o privato glieli fattura. Tutti i fornitori si avvalgono di un unico sistema informativo sul quale si sono preventivamente registrati per poter caricare le fatture e inviarle alle amministrazioni destinatarie, fornendo quindi anche le proprie coordinate bancarie. Cioè, ciò che ha pensato, che ha inventato questa norma, è non solo definire uno standard con cui si scambiano queste informazioni, ma anche di fornire di fatto un intermediario, un sistema informativo centralizzato, diciamo così, a livello ministeriale, verso cui, se io voglio mandare una fattura alla pubblica amministrazione Politecnico di Torino, non mando il file corrispondente al Politecnico, ma lo carico su quel sito, il quale poi girerà le informazioni al Politecnico. Il vantaggio qual è? Che tutte le fatture verso la pubblica amministrazione, quindi tutta la spesa delle pubbliche amministrazioni, è tracciata a livello centrale. L'altro vantaggio secondario è che se una pubblica amministrazione piccola, che non si può dotare di un proprio sistema informativo ben funzionante per questa funzionalità, userà come interfaccia il sistema informativo centrale anziché usare il proprio, e quindi viene fatto qualche cosa, di beneficio immediato per tutti.
poi non parlate con chi le usa queste fatture, perché oltre al beneficio immediato sulla carta vi raccontano come funziona davvero quell'interfaccia, e non fatelo sotto Natale. Ciascuna fattura contiene i dati dell'emittente, il codice dell'ufficio destinatario, la data e una serie di voci, di una o più voci, ciascuna delle quali caratterizzata da un importo e da un'aliquota IVA. Vabbè, questa è una normalissima fattura. Devo intestarla, devo avere una serie di elementi da fatturare, ciascuno dei quali può avere un'aliquota IVA diversa. Dopo aver inserito la fattura, il fornitore la deve firmare digitalmente. Poi su questo punto all'esame ci sono state almeno 12.000 interpretazioni diverse. Come avviene questa firma digitale? Scaricando un file sul proprio PC, apponendo la firma digitale e ricaricando il file firmato. Quindi l'operazione di firma vera e propria avviene sul tuo PC, presumibilmente con un programma che avrai, la smart card che te la valida, su cui c'è il tuo certificato, eccetera, eccetera. Firma digitale non vuol dire fare stampare, fare la firma su un pezzo di carta e riscannerizzare il foglio di carta, ok? Come alcuni avevano, ma ancora adesso alcuni pensano, no? Non voi sicuramente. Ma vuol dire semplicemente apporre a un file esistente dei codici crittografici sottostanti che solo tu hai potuto apporre perché solo tu avevi la chiave privata con cui lo potevi fare. Quindi si tratta di prendere un file e aggiungergli una coda crittografica che dimostri che l'hai fatto tu e dimostri il fatto che il file non può più essere da quel momento in avanti modificato. Se qualcuno cambia anche solo una virgola, uno spazio all'interno del file, il codice crittografico firma risulta non più valido, perché la firma viene calcolata tenendo conto del contenuto del file e della tua chiave privata. Chiunque abbia la tua chiave pubblica può verificare la validità della firma. Poi in realtà ci sono delle contorsioni in più, perché ciò che viene validato è anche l'istante di firma, no? Per cui è un'autorità indipendente che certifica il tempo, ma qui non c'era questa complicazione. Cioè, ciò che stiamo dicendo però è che è un'operazione che viene fatta su un file che il sistema informativo mi fa scaricare, e poi si presume che io debba ricaricare il file modificato, firmato dal software di firma. D'altronde io sto pensando a un sistema informativo centralizzato. Non può quel sistema informativo lui conoscere le mie chiavi private per poter firmare i documenti, no? Che razza di sicurezza sarebbe? Allora questa chiave non deve mai uscire dal contorno del mio PC, possibilmente. Per questo non posso fare la firma collegandomi al sito, non me la può fare il sito, la devo fare io localmente con qualche programma. A questo punto eravamo qua, il fornitore la deve firmare digitalmente e successivamente la può inviare alla PA attraverso il sistema informativo. Quindi l'operazione è: creo la fattura, la firmo e la spedisco. L'invio potrà avvenire solo se la firma digitale è corretta, ovvio. Questa è una frase inutile, perché c'era già scritto successivamente prima, no? Questo verbo successivamente diceva che dopo che ho fatto la firma posso inviarla. È ovvio che se non ho fatto la firma, o se questa non è corretta, non la posso inviare. Ma a volte i testi sono così ambigui. Alla ricezione della fattura può accadere, la PA può accedere su un sistema informativo per consultare i dati della stessa e quelli dell'emittente. Una volta proceduto al pagamento tramite i canali bancari vuol dire al di fuori di questo sistema informativo di cui stiamo parlando, la contrassegnerà come pagata. Il fornitore viene avvisato dell'avvenuto pagamento e potrà importare tutte le informazioni nei propri programmi di contabilità. Se tu immagini che lui abbia un programma di contabilità che non è ovviamente questo sito ministeriale, in cui lui alla fine deve importare il dato, fattura, data, importo, IVA da versare, versata, da conguagliare, tutto quanto volete, la data dell'accredito, eccetera, eccetera. Allora, per facilitare il fornitore nel tenere aggiornati i propri archivi e la propria contabilità, questo sito gli permetterà di scaricarsi, di esportare dal sito delle informazioni affinché l'utente lo possa importare nel proprio programma di contabilità. Quindi in realtà noi abbiamo il fornitore che ha due programmi, usa per conto suo due programmi, un programma di contabilità e un programma per fare firme.
forse sono lo stesso, non lo so, concettualmente sono due momenti diversi. E poi abbiamo il sistema informativo centrale che dobbiamo progettare, che è l'oggetto del nostro progetto, e infine abbiamo il sistema bancario che esiste a latere di tutto questo, che viene usato dalla pubblica amministrazione per pagare ed eventualmente dal fornitore ovviamente per ricevere il credito. Ok? Quindi abbiamo questi quattro sistemi che concorrono allo sviluppo di questo scenario, di cui ovviamente ci interessa solamente uno. Ok, partiamo quindi da rappresentare il modello concettuale. Quindi qui sono fatto un progetto che ho chiamato Fattura PA e creiamo un diagramma delle classi che chiamiamo anche lui Fattura PA, tanto è l'unico in questo caso. E quali sono le informazioni, le classi di cui dobbiamo tenere conto? Allora, sicuramente il fornitore. Quindi abbiamo una classe fornitore. Che emette una fattura. Rivolta a un ufficio della pubblica amministrazione. Mi viene detto che ogni ufficio ha un suo codice. Ma queste, direi che da queste non si scappa. Poi vediamo, andando a modellare, se dobbiamo aggiungerne altre. Ad esempio il pagamento è un'informazione aggiuntiva oppure fa parte di fattura? Così su due piedi non saprei. Adesso andiamo, mentre andiamo avanti lo scopriamo. Allora, che cosa so sul fornitore? Beh, del fornitore il testo mi dice che conosco tutte le fatture devono essere trasmesse, altrimenti ciascun fornitore deve essere dotato di un indirizzo PEC e dei dati fiscali. Codice fiscale, partita IVA, denominazione azienda e indirizzo. Ok, allora, partiamo dall'inizio. Codice fiscale. String. Partita IVA. String. È una stringa all'interno della partita IVA. Come è fatta una partita IVA? Sono solo numeri. Lo definisco string o int? O integer? String o integer? Non è che ogni volta che lo chiedo dovete cambiare. Fatevi un'opinione e difendetela. Dove è andata quella del Politecnico? Eccola qua. È una stringa o un intero? È una stringa, sacrosanta. Comincia con 00. Tutte le cifre sono significative, non è un numero quello. Ok? È una stringa casualmente composta solo di cifre. Se voi la rappresentaste come numero intero, oltre a fatto di essere un numero esorbitante, perdereste questi due zeri davanti. Non sapreste più quanti zeri davanti c'erano. Io ho letto una volta un suggerimento che mi diceva: se non lo puoi sommare non è un numero. Se non ha senso fare operazioni somma, sottrazione, incremento, decremento su queste cose, non è un numero. È fatto di cifre ma non è un numero. Quindi partita IVA è una stringa. Poi avevamo indirizzo PEC, stringa anche lui. Cosa avevamo? Poi le cose più facili, tipo l'indirizzo, che anche lui è una stringa, poverino. E? Ah, denominazione azienda, ovviamente.
da tutte le informazioni, diciamo, anagrafiche a proposito del fornitore. Poi se è un'azienda, il codice fiscale e la partita IVA coincidono. Ma questi dettagli, diciamo, in questo esercizio non sono rilevanti. Ok, nessuno di questi attributi è un elenco. Quando vi verrebbe da dire un elenco di, no, se avessi già l'elenco delle sedi o gli indirizzi, se vi viene da pensare al plurale, questo è un indizio del fatto che vi manca una classe esterna con cui fare una relazione. Se ad esempio, appunto, voi siete a traccia del fatto che il fornitore ha più indirizzi, allora non metterei qua elenco di indirizzi come attributo. Farei una classe indirizzo e una relazione, uno a molti, tra il fornitore e la classe indirizzo. Quindi scordiamoci di mettere come attributo elenco, lista, oppure qualunque attributo che ci venga ad esprimere al plurale, no? È un campanello d'allarme che dice mi manca una classe. Dell'ufficio della pubblica amministrazione sappiamo ben poco. Sappiamo che ha un codice univoco, che per non sapere che cos'è questo codice dico che è una stringa, ma anche se fosse numerico abbiamo detto che se non ci posso fare aritmetica conviene rappresentarlo come stringa. Altro, probabilmente altre informazioni ci saranno, il nome dell'ufficio, possiamo metterlo, non è il nome ufficio, magari non è un int ma è una stringa. Non sono citate esplicitamente queste informazioni, ma evidentemente questo non è il database completo del sistema. Ok. Poi cosa succede? Succede che il fornitore deve farsi pagare qualcosa da un ufficio della PA. Per farlo deve essere emessa una fattura. Quindi la fattura, che cosa contiene la fattura? Quali informazioni rappresenta la fattura? Rappresenta, innanzitutto la fattura devo sapere chi l'ha emessa e a chi è indirizzata. Ok? Allora, mi verrebbe da dire il fornitore e l'ufficio. Non scrivete che cancelliamo. Cioè la fattura contiene al suo interno il fornitore che l'ha emessa e l'ufficio verso cui è destinata. Queste informazioni in realtà non sono informazioni della fattura, ma sono informazioni di altre entità con cui la fattura è in relazione. Quindi non mettiamo mai sotto forma di attributo interno di una classe un'informazione che in realtà fa riferimento a una classe che esiste già. Quindi il fornitore della fattura, certo che è un'informazione utile, ma è rappresentata attraverso una relazione tra fattura e fornitore. Ad esempio, la relazione emessa. E idem la fattura è destinata a un certo ufficio. O indirizzata. Queste sono informazioni che sono dentro la fattura. Ogni fattura avrà un solo fornitore che la emette e sarà destinata a un solo ufficio. Va da sé che ciascun fornitore, se non vuole morire di fame, di fatture ne dovrà emettere possibilmente molte. E ogni ufficio tendenzialmente riceverà molte fatture adesso destinate. Quindi classiche relazioni uno a molti, un fornitore molte fatture, una fattura un solo fornitore.
un ufficio ha molte fatture, una fattura un solo ufficio. Questa relazione rappresenta un'informazione della fattura che mi serve per descrivere la fattura sotto forma di relazione con entità esterne. Non dice che il fornitore emette la fattura, non dice che il fornitore è colui che emette la fattura, non dice chi la emette la fattura, dice che la fattura ha l'informazione dell'emittente, di chi l'ha emessa, e è il fornitore. L'informazione di chi emette il fornitore è, di chi emette la fattura, è questa informazione che è presente nella classe fornitore. Non confondiamo, non confondete mai queste relazioni che dicono che questa informazione relativa al fornitore è collegata all'informazione che sta scritta in fattura. Non confondiamola mai col fatto che ci sarà più tardi, quando faremo i processi, un attore che si chiama fornitore, che è poi lui che emette la fattura. In questo caso sì, ma non è questo che vuol dire questo diagramma. Quindi non mettete mai, cercate di evitare mai, evitare sempre di inserire nel diagramma delle classi dei verbi azione, chi fa che cosa. Ok? E per riuscire ad evitarlo, cercate, quando leggete le classi mentalmente, non dite mai, non chiamatele mai fornitore, ufficio e fattura, ma chiamatele sempre, almeno mentalmente, informazione a proposito di. Le informazioni a proposito della fattura sono collegate alle informazioni a proposito del fornitore o sul fornitore. Ha senso. Le informazioni sul fornitore permettono di capire quali informazioni le informazioni su quali fatture sono state emesse da quel fornitore. Se ci mettono avanti informazioni tutto fila. Se rischio di dimenticare, mentalmente almeno, la parola fornitore, rischio di scrivere una frase del tipo il fornitore emette la fattura, che è giusta, ma non c'entra niente con il modello delle classi. Perché magari la fattura la emette il commercialista. La fattura la emette lo Spirito Santo. La fattura si emette da sola periodicamente, non lo so. Chi fa questa fattura? Cioè, non lo so ancora, lo saprò ovviamente. Ma l'importante è che chiunque metta questa fattura, che sia il commercialista, lo Spirito Santo, il sistema informativo da solo, quando la emette deve avere dentro, deve cacciarci dentro l'informazione sul fornitore. Chiaro? Ok. Quali altre informazioni, oltre a queste due, il fornitore e l'ufficio, ci stanno in fattura? Andiamo a leggere il testo, di cosa parla. Ciascuna fattura contiene i dati dell'emittente. Noi abbiamo già capito che questo contiene, non vuol dire che sono scritti dentro la fattura, ma che la fattura ha riferimento al posto in cui sono davvero scritti i dati dell'emittente. Il codice dell'ufficio destinatario, idem. La data e una serie di voci, ciascuna delle quali è caratterizzata da un importo e un'aliquota IVA. Ok, allora abbiamo la data. Questo è facile. Data di che? Data di emissione, presumibilmente, scriviamolo così siamo tranquilli. Perché poi più tardi dovremo chiederci se è pagata o no, magari abbiamo bisogno della data di pagamento. E poi dice una delle voci. Le singole righe della fattura, gli elementi fatturati. Allora, questi ovviamente non li posso mettere qua. Non posso scrivere qui elenco voci. Come sempre, quando mi viene da pensare elenco, oppure lista, oppure insieme, oppure qualcosa del plurale, è un indizio che mi dice, guarda che in realtà è un'altra classe, voce fattura, che contiene in realtà le singole voci. E ogni voce è composta ovviamente da una descrizione, che mi va fuori, descrizione, che è una stringa,
un importo, che è una valuta, e l'aliquota, che è un numero reale, aliquota IVA, aggiungiamo IVA. Prego. Come realizzare la fattura riga per riga le singole voci? Cioè non scrivendo voci fattura. Quante sono? Quante ne metto? Quelle che scelgo di mettere in voce fattura. Quante? 3, 8, 27? Come faccio? È chiaro cosa sono queste voci fattura? Cioè io mando una fattura a una pubblica amministrazione in cui c'è voce 1, servizio di manutenzione gennaio-marzo. 2.000 euro al 10% di IVA. Voce 2, sostituzione PC, 3.000 euro. Voce 3, che ne so, servizio di consulenza telefonica al desk, e tale e tale. Tutte queste voci, in realtà, diciamo, concettualmente sono tante richieste di pagamento separate, però non le fai con fatture separate, una per ciascun elemento, le metti tutte insieme, è come uno scontrino, no? Allora, se tu vai al supermercato, come fai a sapere di quante righe esce lo scontrino? Primo, quindi non lo so. Secondo, anche se lo sapessi, sarebbe scomodo. Perché se tu metti questi importi, supponiamo siano 12, perché è un numero perfetto. Quindi tu, tutte le volte che vai al supermercato, compri esattamente 12 cose. Prova a vedertele in un foglio Excel. Ogni riga è una fattura, avrai la data, il fornitore, bla bla bla, e poi 12 colonnine con i 12 importi. Poi un'altra fattura avrà altre 12 colonnine. Allora, rappresentare dati in questo modo, in cui valori diversi sono dentro campi diversi, che chiamerai importo 1, importo 2, importo 3, importo 4, importo 5, vuol dire che tutte le volte che devi fare una somma, una proiezione, ma qualunque analisi dei dati, devi andare a prendere tutte le 12 e le sommare una per una. Mentre in realtà, se le facciamo così, ti immagini una tabella che le contiene tutte una sotto l'altra, poi a fianco di ciascuna c'è scritto la fattura a cui corrisponde. Quindi anche campi del tipo, appunto, voce 1, voce 2, voce 3 dentro una classe sono molto sconsigliati. Cioè, devo dire, il massimo a cui potrei arrivare è prevedere che una persona magari abbia due indirizzi di mail, fino a due, per cui scrivo email 1 e email 2 e non mi prendo la briga di fare la classe separata con le mail, ma già qui sto già proprio violentando il mio pensiero informatico, no? Nel farlo, perché poi pensate a livello di codice, a livello di implementazione, ogni volta che compare l'email devo mettere if email 1 esiste, e se anche esiste la 2 allora vai a prenderla, se ne esiste una sola, e crea una serie di casi particolari. Se invece è un elenco, questo elenco può avere da 0 a infinite voci e lo tratto uniformemente, indipendentemente dalla quantità. Ovviamente questa voce fattura che cos'è? È legata a filo doppio con la fattura stessa, no? Questa voce, se riesco a prenderla, è relativa a una sola fattura, e la fattura è composta da una o più voci. La fattura con zero voci è di poca utilità. Tutte queste sono chiamate entità deboli, si dice, perché non può esistere senza l'altra. Una voce da fattura da sola non vuol dire niente se non ha una fattura a cui è collegata, per questo c'è questo 1. Poi in realtà a sua volta anche la fattura non può esistere se non ha il fornitore. Sono entità la cui funzione può essere subordinata ad altre entità più importanti. Dimmi. Allora, la ricorda IVA che cos'è? Un numero. Un numero reale. 0,22 al 22%. Allora, dobbiamo indicare un tipo di dato che rappresenti i numeri reali.
Quindi, visto che qua Hacker ci fa usare i tipi di sistema di tipi di Java, o usiamo double o usiamo float, è uguale, insomma, cambia la precisione, ma tanto a questo livello qui non ci importa. Quindi o double o float, che sono l'altro tipo, vedi, del tipo floating point, che dentro Java è utilizzabile per rappresentare i numeri. Significa numero reale in doppia precisione, double. Non vuol dire che sono due. Volendo, no, potremmo complicarci la vita e dire no, ma guarda che l'aliquota IVA non è un qualunque numero, sono aliquote ben codificate. Allora a quel punto farei un'altra classe, aliquota IVA, che contiene dentro i valori, e avere una relazione tra voce fattura e aliquota. Ok, questo diciamo lo scheletro principale, che direi contiene tutte le informazioni relative alla fatturazione. Poi in realtà noi non abbiamo solamente il flusso di fatturazione, abbiamo il flusso di firma e invio delle fatture e il flusso di pagamento, li chiamo flussi così genericamente, che è delle parti di sistema informativo che non abbiamo ancora considerato qua. Questa è la base. Allora, il fatto che queste fatture debbono essere firmate prima di essere inviate, come lo rappresento? Beh, potrei avere un campo che contiene appunto la firma digitale, che è un codice crittografico che inizialmente non c'è quando creo la fattura, e poi attraverso un processo scarica, ricarica, eccetera, verrà poi aggiunto. Questo è un codice che posso aggiungere qua, dentro fattura. Firma digitale, string. Non mi basta dire firmata sì o no, perché poi il sistema informativo deve verificare la validità della firma, quindi quella firma devo avercela e devo potergliela spedire. E poi avviene l'invio della fattura. Il testo diceva la fattura viene caricata, firmata e poi successivamente inviata alla PA. Quindi io potrei aggiungere un'informazione che mi dice se la fattura è stata inviata oppure no. Ah, questa informazione la posso rappresentare come booleano, inviata sì o no, oppure la posso rappresentare in questo caso come data. Cioè, date. C'è una data di invio che, se non c'è quella data, vuol dire che non ho ancora inviata; se invece c'è quella data, vuol dire che l'ho già inviata. Quindi condenso in un solo campo due informazioni: il fatto che sia stata inviata e il quando. Il quando a rigore non abbiamo citato, però comincio a pensare avanti in KPI. Il tempo di pagamento è una cosa che mi interessa sicuramente, quindi conviene già tenere traccia di questa informazione adesso, che non mi costa niente, piuttosto che non dover tornare indietro e aggiungerlo dopo. E quindi finora abbiamo rappresentato le informazioni che servono per poter rappresentare le fatture fino al momento in cui vengono anche inviate alla pubblica amministrazione. Poi la pubblica amministrazione ce la vede nei prossimi 15 anni la paga, e
cosa succede? Succede che l'omino della pubblica amministrazione, allora la PA può accedere al sistema informativo per consultare i dati della stessa, la stessa cosa, cos'è la stessa? La fattura inviata e quelli dell'emittente, vabbè. Una volta proceduto al pagamento, la PA è soggetto, la contrassegnerà come pagata. Quindi c'è un'altra informazione in più che devo riuscire a trattare, a tracciare, di cui tener conto, cioè il fatto che la fattura è stata pagata. Presumiamo con l'importo corretto. E quindi come lo rappresento? Beh, io userei lo stesso metodo, aggiungo un altro campo data, data pagamento. Se non mi interessasse la data effettiva del pagamento, potrei mettere semplicemente un campo boolean, pagata, sì, no. C'è questi uni, scusate, che non mi piace dove vanno a finire. Le distanze un pochino di più. E mi sembra, fino a quando non mi accorgo che manca qualcosa, che ci sia tutto. Ah no, magari una cosa manca, tipo il codice IBAN del fornitore. Non è citato, ma se questo poveretto della pubblica amministrazione deve fare un bonifico, dovrà ben sapere, no, qual è la destinazione bancaria. Arrivo. Certo che arrivi in un altro sistema informativo, il pagamento avviene in un altro sistema informativo, però mettiti nei panni di quel signore che sta nell'ufficio tal dei tali del comune. Dice, ah che bello, è arrivata questa fattura, questo è il fornitore, la pago. Allora lui apre l'home banking della banca su cui il suo comune fa tesoreria e cosa inserisce? A che conto lo bonifica? Devo sapere questa informazione. Allora, è vero che non è un'informazione, quella del codice bancario, utile al mio sistema informativo, però è un'informazione che ci sta in fattura. Ma se voi prendete una fattura vera, a un certo punto, o nelle note da qualche parte, si prega di pagare presso le seguenti coordinate bancarie. Quindi dalla fattura deve essere possibile risalire alle coordinate di pagamento. Questo fa l'ipotesi semplificata che ogni fornitore abbia un solo conto corrente su cui vuole ricevere gli accrediti. Se avessi più conti correnti devo complicare il modello, perché vuol dire che in ogni fattura dovrò scegliere qual è il conto corrente su cui voglio che questa sia pagata. Con la solution class, con la relazione messa, no. Allora, ciò che vuole fare lui è questo. Dopo che io l'ho provocato, è messa, fammi chiamare messa 2 questa relazione, ok? Allora, la mia provocazione è stata: cosa capita se io il fornitore ho più banche d'appoggio e ogni volta che metto una fattura voglio scegliere una banca diversa? Allora, il suo suggerimento è stato: facciamo una session class, quindi al posto di questa relazione semplice e al posto di questo attributo codice IBAN interno al fornitore, facciamola così. Quindi vuol dire ogni volta che c'è l'informazione che relaziona una fattura al fornitore che la emette, questa informazione è arricchita anche dal codice IBAN. Io voto contro. Ditemi perché. Perché è un attributo che nasce solo quando si installa la relazione fattura fornitore. Non è un attributo proprio del fornitore, ma della relazione. Quindi? Che male c'è? E quindi l'impiegato quando deve decidere, quando deve fare il pagamento, non è che guarda il fornitore e trova l'informazione che gli serve. L'impiegato della PA guarda la fattura. Sì. La fattura riporta in sé sia l'IBA che il fornitore, codice fiscale, partita IVA, tutto. Perché è legato alla fattura. Sono informazioni legate alla fattura, ok? È che per caso se lui emette quella fattura la può mettere poi solo con quel codice fiscale, con quel codice IBA, non
perché la relazione c'è o non c'è, quindi non ne può fare. No, ne può fare molte, è una relazione 2-1 molti. Allora, questa relazione andrebbe bene, secondo me, se i codici IBAN fossero cose usa e getta. Ogni volta che ne faccio una fattura ne indico uno nuovo. Che possono essere tutti diversi. In realtà, l'abbiamo detto prima. Che frase ho detto prima? Il fornitore può avere diversi conti di appoggio. Non infiniti, li apre e chiude, ne ha un certo numero. Un pool, 2, 5, 10, ma sono quelli. Non è che ogni volta genero un numero diverso, il mio numero fortunato oggi è. Ok? E l'informazione, poi parte ragione lui, quando dice, ma l'informazione di quali sono i codici bancari, l'informazione del fornitore, non della fattura. Messa così non esiste fin tanto che non ho messo una fattura. E qui è un problema. Cioè, se io sono un fornitore nuovo, apro 4 correnti bancari, non li scrivo da nessuna parte finché non ne metto almeno 4 fatture su, ciascuna su un conto diverso. Quelle della Session Class permettono di contenere informazioni che sono in aggiunta, a supporto, a completamento della relazione, ma che non hanno senso di esistere senza la relazione stessa. Il fatto che il fornitore abbia un conto corrente bancario è una proprietà sua. Ok? Allora, il modo giusto di modellare questa cosa, se ci interessa, sarebbe di fare una classe conto corrente che ha al suo interno sicuramente l'intestazione, sicuramente il codice IBAN ed è collegata a un fornitore con la solita relazione una molti. Quindi riesco a dire, a far dire al modello concettuale la frase che ho detto a prima parole, un fornitore può avere più conti d'appoggio. E questo è vero, indipendentemente dal fatto che lui fatturi tanto poco o niente. Poi l'altra metà della frase diceva, in ogni fattura dovrà scegliere uno. Allora, in questo caso vorrà dire che la fattura non è collegata solamente al fornitore, ma è anche collegata al conto corrente. Perché da solo, conoscendo il fornitore, so che lui ha più conti correnti, ma non so quale. Quindi in fattura devo anche andare a indicare quale dei conti correnti sono stati scelti. Questa è un'informazione che deve essere nota alla fattura. Ovviamente dal punto di vista del processo, cosa che qua non ci deve ancora interessare, chi fa tutto sarà il fornitore. Quindi il fornitore crea delle fatture, inserisce le voci, è il fornitore stesso che sceglie qual è il conto corrente su cui vuole farsela saldare. E quindi l'atto con cui il fornitore sceglie dalla tendina di 3 conti correnti, questo saldano su questo, di questa banca, fa sì che venga creata questa nuova relazione. Di nuovo, 1 a n. Quello che mi fa venire la voglia di mettere il codice IBAN dentro una classe è il fatto che quel codice si ripete. Si ripete tante volte e deve ripetersi sempre uguale. Se io lo metto come una session class, non ho nessun modo per vincolare il valore che c'è lì dentro, dire beh, però questo deve essere un valore tra questi, e sono sempre gli stessi che si ripetono. No? Sulla session class sono solamente attributi, fatemi dire, liberi. Mentre qui
sono vincolato a scegliere un conto corrente che è già stato definito, è già stato associato a quel fornitore. Addirittura, se andassi per questa strada, mi accorgerei che questa relazione qua non serve più. A cosa serviva questa relazione? Serviva ad avere in fattura i dati del fornitore che l'aveva emessa. Ma a questo punto io ho questa relazione che mi permette di identificare qual è il conto corrente su cui va saldata, e questo conto corrente è associato in modo univoco, guardate quest'uno, al fornitore, allora è inutile, è ridondante avere anche l'informazione tra fattura, la relazione tra fattura e fornitore. Ma come, non è il fornitore che mette a fattura? Sì, ma che c'entra? Ma come, non so più qual è il fornitore? Sì che lo so, faccio solo un giro più lungo, ma ci arrivo. Ci arrivo perché facendo il giro lungo ho attraverso relazioni che hanno tutte come capo, capo opposto al capo opposto una cardinalità pari a 1, quindi è univoco. Quello che invece non posso fare il contrario, non posso passare dal fornitore e arrivare al conto corrente, perché ho una molteplicità qua sotto, per cui data la fattura conosco il fornitore, dal fornitore non so quale sia il conto corrente, ne ho più di uno. Arrivando da sotto invece incontro uno qua, uno qui, e quindi arrivo al fornitore in modo certo, univoco. Quindi la relazione che avevamo chiamato emessa in questo caso diventerebbe inutile, anzi ridondante, anzi cancelliamola. Ok? Questa relazione come la possiamo chiamare? Da pagare. O pagare su. Pagare su questo conto corrente che è intestato a un fornitore. Quindi non diremo più a parole che la fattura, i dati sulla fattura contengono l'informazione sul fornitore che l'ha emessa. Diremo che i dati sulla fattura contengono le informazioni sul conto corrente su cui è da pagare, il quale conto corrente è intestato a un determinato fornitore. Faccio la frase più lunga, ma ovviamente l'informazione ce l'ho. Allora, nel nostro caso nulla era specificato né richiesto, quindi entrambe le soluzioni vanno bene. Sono alternative, però, alternative. O metto il codice IBAN qua e lascio la relazione emessa, oppure tolgo il codice IBAN di qua, tengo la classe conto corrente, uso le relazioni pagare e intestato e cancello la relazione emessa. Sono due varianti. Proviamo a non fare casino. Facciamo un altro diagramma delle classi con la variante precedente, questa è la variante 1, e quest'altra è la variante, diciamo, più ricca, visto che l'abbiamo fatta, possiamo tenercela. Abbiamo questi due modi diversi, che dipendono semplicemente dal fatto che vogliamo o non vogliamo permettere a un fornitore di avere più conti correnti diversi registrati in questo sistema. Poi lui può avere tutti quelli della Kaiman, eccetera, ma registrati nel sistema della fattura PA centralizzato, ne conosco uno solo, ne conosco più di uno. Analogamente sbagliato, scusate, devo cancellare il codice IBAN da qua. Analogamente sbagliato sarebbe indicare il codice IBAN in fattura, come fosse una nota. Ok? Ok.
Quindi adesso abbiamo l'omino dell'ufficio PA che ha tutte le informazioni che gli servono per fare il pagamento. Chi è il fornitore, qual è l'importo facendo i conticini con le aliquote, eccetera, fa il totale, e qual è il conto corrente su cui versare. Dal punto di vista del processo, passiamo al punto di vista del processo, o abbiamo ancora dubbi su questo? Allora, dal punto di vista del processo, chiediamoci, proviamo magari a chiederci innanzitutto di quanti processi stiamo parlando. Dico, sì. Quanti e quali? Ad esempio, facciamoci una domanda semplice, la compilazione della fattura da parte del fornitore e il pagamento, cioè controllo, pagamento, eccetera, della fattura da parte della PA, li teniamo nello stesso processo o li mettiamo in due processi separati? La domanda è legittima. Come facciamo a ragionare per poter decidere? Il processo è caratterizzato essenzialmente da un token. Allora, la domanda più semplice è: immaginando di avere un processo che si chiama pagamento, scusate, emissione fattura, e un altro processo che si chiama pagamento fattura, questi due processi hanno token diversi o in realtà è lo stesso token che li attraversa entrambi? Domanda ancora un po' astratta, se vogliamo fare più concreta chiediamoci quanti. Per ogni volta che faccio un processo emissione fattura, quante volte devo fare il processo pagamento fattura? Uno a uno. Allora, se è uno a uno, quasi sempre, non è detto, ma è un forte indizio del fatto che in realtà sia lo stesso token. Lo stesso processo che ha fatto di più fasi anche molto diverse. Se invece ci accorgiamo che diverse sottofasi sono indipendenti tra di loro in termini di numero di volte che possono essere attivate, allora le metteremo per forza in processi diversi perché devono avere token diversi. Quindi in questo caso io non vedo operazioni descritte in questo testo che siano da fare più di una volta per fattura. Faccio tante volte, mentre faccio una fattura di queste altre cose ne faccio tante, o viceversa meno di una volta per fattura. Posso anche non essere fatte, posso emettere 100 fatture senza fare nulla di quell'altra operazione non descritte in questo processo. Facciamo un esempio, ricanciamoci all'esempio dell'esercizio che facevamo la settimana scorsa, quello dei taxi, no? di Uber. Lì c'era un processo che girava per conto suo, che era quello in cui il guidatore diceva se era disponibile o no, che non era legato a essere eseguito una volta ogni viaggio. Il guidatore poteva cambiare idea 60 volte oppure non cambiare idea mai e essere sempre disponibile. È totalmente slegato. Poi magari vanno sincronizzati tra di loro questi processi che si comunicano, ma il numero di volte che il viaggiatore cambiava stato era totalmente slegato dal numero di volte che il viaggiatore veniva coinvolto in viaggio. Quindi è un po' questo ragionamento che dobbiamo fare per dimensionare i processi. Se voi avete scoprito di avere, se c'è un processo che naturalmente, diciamo, spontaneamente sarebbe un processo unico e voi lo dividete in più processi, vi state in qualche modo complicando la vita, perché poi quando finisce un processo devi mandare il segnale all'altro per farlo svegliare, perché l'altro deve rimanere in attesa che il primo termini. Se vi accorgete che come ultima azione di un processo c'è quello di mandare un segnale che viene ricevuto come prima azione da un altro processo, vuol dire che in realtà fate un giro strano per collegare due processi che potrebbero essere lo stesso. Ci sono ovviamente altri processi che non sono legati al ciclo di vita della fattura, lo chiamerei così a questo punto, questo processo.
tipo il fornitore che aggiunge o modifica i propri codici IBAN, no? A questo punto possono essere aggiunti o tolti in momenti diversi, che però non ci interessa qua, non è descritto in questa fase qua, in questo testo qui. Quindi io come diagramma di attività lo chiamerei la fattura. Cioè questo diagramma rappresenta il ciclo di vita della fattura. Dov'è la nota? In cui il token è una singola fattura. Cioè ogni volta che verrà emessa, firmata, pagata, convalidata, tutto quello che volete, vediamo poi quello di carta, una fattura, genera un nuovo token e questo processo deve essere attraversato dall'inizio alla fine. Una singola fattura, quindi attenzione, non di un fornitore, una singola fattura qualsiasi, quindi se ho 1000 fornitori, 200.000 uffici della pubblica amministrazione che generano 1 milione di fatture, ci saranno tanti processi, ogni volta il token saprà, no? Chi è il fornitore, chi è la pubblica amministrazione. Perché lo sa? Perché il token è la fattura e la fattura è collegata con questa informazione, quindi le ha dentro. Allora, cosa devo fare a livello di processo? Chi agisce in questo processo? Agisce il fornitore, agisce la PA, la pubblica amministrazione. Quindi, per comodità, io posso pensare di costruire delle corsie che corrispondono alle azioni svolte dal fornitore o dall'ufficio della PA. Poi per buona misura mi faccio anche una colonna con scritto sistema informativo, non so se la userò, se poi non la userò la cancello. Con il sistema informativo contiene tutte le azioni che non coinvolgono l'interazione con nessuno degli altri responsabili. Allora, tutto da chi nasce? La fattura da chi nasce? Dal fornitore. Quindi, tanto per convenzione, mettiamo lo start nella colonna del fornitore, anche se in realtà non vuol dire nulla. Ricordiamoci che questa delle corsie delle swim lane è una semplificazione grafica per evitarci di dover scrivere in ogni azione il soggetto di chi la compie. Il fornitore fa questo, l'ufficio della PA fa quell'altro, lo mettiamo fattor comune nella colonna. Ha senso solo per le azioni, per tanto dei raccontaggi. Invio di segnali, distruzione di segnali, fork, join, blocchi di scelta, nodi di inizio, nodi di fine, li potete mettere dove volete. Tanto sono blocchi che vengono eseguiti in automatico, non richiedono l'interazione con nessuna persona, quindi non hanno un soggetto di per sé che le compie, che è responsabile di compierle. Ok, allora, però lo mettiamo vicino al primo blocco, tanto per semplicità. Cosa succede a questa fattura? Beh, il processo è abbastanza facile. Il fornitore carica le fatture. Caricare le fatture e inviarle all'amministrazione. Quindi il fornitore come prima cosa dovrà caricare fattura. Carica fattura con tutto ciò che comporta, quindi compreso l'ufficio destinatario, compreso le singole voci con l'aliquota IVA, eccetera, eccetera. Lo voglio scrivere meglio, tutte le informazioni della fattura. Ci basta così o dobbiamo dettagliare? Inserisci l'ufficio destinazione, inserisci la prima voce, inserisci la seconda voce, inserisci la terza voce e così via.
Ovviamente dipende dal tempo che abbiamo a disposizione anche, ma soprattutto chiediamoci, questo microprocesso di compilazione delle singole informazioni sulla fattura ha in qualche modo impatto sul flusso generale? No. Quindi non ci interessa qua vederlo. È chiaro che prima o poi mi interessa, perché poi quando devo poi passare casi d'uso ai mockup devo entrare nel dettaglio, ma comunque è un blocco unico, l'ho fatta o non l'ho fatta, non esiste una fattura a metà da cui poi posso andare avanti col processo. Se non l'ho finita, fine, non c'è niente da fare, non esiste nulla. Le informazioni della fattura, perché non dico qua la data, il destinatario, l'IBAN, eccetera eccetera? Non voglio dirlo. Non è il posto per dirlo. Questo era il posto per dirlo. Quali sono le informazioni sulla fattura? Parto da fattura e le leggo. Leggo gli attributi di fattura e le relazioni che raggiera, tipicamente quelle univoche, che si portano dentro delle informazioni da altra classe. Non sto a ripeterle lì. Fondamentale che il nome fattura che ho usato qui e il nome fattura che ho usato qua coincidano. Se no non posso più fare quel collegamento. Se qualcuno vuole lasciare intero che in realtà questa attività di caricamento della fattura è un'attività che al suo interno può anche essere articolata, non sarebbe sbagliato indicare non un'azione semplice ma un'azione complessa. Che un po' lascia intendere, tipo guarda, qui dentro non è proprio banalissimo. Se poi in una release successiva, quando avrò più tempo, quando avrò bisogno di maggior dettaglio, questa cosa qua la posso andare a espandere in un blocco a parte. Quindi a questo punto ho la fattura caricata sul sistema. La posso inviare? No, perché devo prima firmarla. Allora, come avviene la firma? Beh, il testo si dice che mi devo scaricare la fattura sul mio PC, firmarla e poi ricaricarla nel nuovo sistema informativo, il quale verificherà la firma e mi dirà se va bene. Ok? Allora, il fornitore cosa deve fare? Innanzitutto deve scaricarsi la fattura. Fatemi scrivere XML, tanto per capirci, per chiarirci. XML è poi il formato in cui realmente queste fatture vengono codificate. Quindi è un file che contiene dentro tutte quelle informazioni. È un file formato in un certo modo. Ok? Tanto per distinguerlo dalla fattura come classe del mio modello concettuale. Quindi dopo che ho caricato la fattura, non è ancora pronta, devo scaricarmi lì, caricare la fattura, agisco direttamente sul sistema informativo centrale. Poi c'è un bottone scarica che mi fa salvare sul mio computer un file XML. Qual è l'azione successiva che deve fare il fornitore? Dopo che l'ho scaricata, devo ricaricarla firmata. Carica, fattura, XML, firmata. Qui in mezzo, tra questa e quest'altra azione, ovviamente lui dovrà averla firmata. L'azione in cui lui la firma però non è fatta sul sistema informativo che stiamo progettando. Quindi il sistema informativo non lo sa. Non può sapere quando l'ho firmato, se l'hai firmato, se l'hai firmato giusto, se avevi il programma installato. Il sistema informativo si sveglia, viene ricoinvolto solamente quando si vede arrivare il programma XML con l'informazione di firma sotto. Okay, quindi ricordiamoci sempre che noi possiamo qua descrivere solamente le informazioni che lasciano traccia nel nostro sistema informativo. Immaginatevi sempre di essere chiusi a chiave dentro la scatola del computer.
E quindi questo è solo ciò che potete vedere, ciò che entra e esce dal computer che ospita il sistema informativo, non quello dell'utente. A questo punto questa fattura viene caricata nel sistema e può darsi che sia corretta o può darsi di no. Allora, quello che possiamo modellare è il fatto che il sistema controlla la validità della firma. E nel caso in cui non sia valida, ti dice, senti, ciccio, riprova. Quindi posso mettere dentro il sistema informativo un'azione, controlla la validità della firma, è un'azione puramente automatica, non ci serve nessun omino per farlo, e a valle di ciò mi chiedo dove è andato il rombo, se la firma era valida oppure no. Se la firma è valida vado avanti, se la firma non è valida torno indietro e obbligherò il fornitore di nuovo magari a riscaricarsela e a ricaricarla di nuovo. Quindi magari vado ad aggiungere qua un rombo così e là. Se questa è, tiriamo fuori le proprietà della relazione perché devo metterci la guardia. Ricordate che in uscita un rombo, perché non mi viene in conto? Ogni volta che abbiamo un rombo di scelta, in ciascuna ramo di uscita devo sempre indicare la condizione guardia, cioè la condizione booleana, che determina se deve uscire da una parte oppure dall'altra. Non valida, se invece è valida vado avanti a fare altre cose. Se è valida. Quindi cosa succede? Il fornitore scarica la fattura, dopo un po' il fornitore ricarica la fattura che si presume firmata correttamente. Il sistema controlla se questa firma effettivamente c'è ed è corretta, nel caso in cui non sia corretta il fornitore deve ripetere queste due fasi. Se invece la firma è corretta il fornitore può andare avanti sulle fasi successive. Questo blocco controllo validità firma lo posso pensare come un'azione che fa il sistema informativo da solo, oppure potrei anche pensarlo o indicarlo come parte di quest'altra azione. Cioè il fornitore carica la fattura e il sistema la controlla. Avrei anche potuto scrivere questo qua dentro. Il sistema c'è sempre, eh? Il sistema esiste sempre, fa sempre qualcosa in qualunque azione fatta anche dagli utenti. Dipende se noi vogliamo separare in qualche modo il fatto che c'è un'azione di caricamento, che è un'azione tutto sommato semplice, e poi dopo c'è una verifica, la voglio separare, oppure le posso anche unire. L'importante è, dal punto di vista di questo blocco di scelta, è che sia chiaro su quale informazione si basa questo blocco di scelta. Cioè, se il blocco di scelta dice la fattura è valida o non valida, cioè la sua, la firma è valida o non valida, allora devo dirti dove l'ho controllata, chi e dove l'ha controllata questa firma e quando soprattutto. Quindi sicuramente l'ha controllata il sistema informativo dopo che l'utente ha caricato il file. Il modo più semplice e diretto di dirlo è questo. La caricata, la controllata il sistema informativo dopo freccia che l'utente ha caricato il file. Se no posso scrivere corretto, è uguale, è solo meno immediato alla vista.
L'importante è che l'informazione che a un certo punto chi e quando controlla la firma. Ok, a questo punto se arriviamo qua sotto vuol dire che la firma c'è, è valida e quindi il fornitore può finalmente inviare la fattura. Fino a quel momento la fattura non era visibile alla pubblica amministrazione. Cos'è invia fattura? È come un bottone, non è che la invia via posta, no, è un bottone che scritto invia fattura all'ufficio della pubblica amministrazione. Il quale ufficio che cosa può fare? Da questo momento in avanti può controllare la fattura. Cioè, se fino a un attimo fa, quando quel signore della pubblica amministrazione andava sul suo sito, diceva zero fatture, poi fa aggiorna pagina e se ne è comparso uno. Ok? Quindi avremo un'azione nella quale, dunque andiamo a riprendere le parole del testo, alla ricezione della fattura, la PA può accedere sul sistema informativo per consultare i dati della stessa e quelli dell'emittente. Quindi qui ho usato il verbo consultare, richiamiamo quello. Consulta le informazioni della fattura. Il signore nell'ufficio della pubblica amministrazione. Dopodiché, come ce lo immaginiamo questo signore? O è un signore che passa la giornata a fare aggiorna, no, poi magari nell'ufficio acquisti di una grande amministrazione dove gli arrivano 200 fatture al giorno, no, magari 30, e quindi è ovvio che è sempre lì collegato, ogni giorno gli arrivano le labore, eccetera. Oppure è magari in un ufficio più piccolo e ne arriva una al mese o una o due settimane, quindi non è che puoi pensare che il resto del tempo faccia il giorno a voi. Dimmi, per voi che... Questo è un modo il mio fatto. Ci sto arrivando. Perché metto un segnale di invio? Allora, aspetta, sono due cose diverse. Credo di aver capito che tu hai in mente una cosa diversa da me. Io posso immaginare che il personale dell'ufficio della pubblica amministrazione magari non si accorga da solo o non voglia passare il tempo, no, a controllare se sono arrivate le fatture e che ci sia qualcosa che lo informi. Allora, se voglio fare questa cortesia, in certo senso, all'ufficio, posso pensare che il sistema informativo, da solo, subito dopo l'invio della fattura, invia una notifica di nuova fattura all'ufficio della PA. Allora, questo segnale io l'ho messo nella colonna fornitore perché mi era comodo dal punto di vista grafico, lo potete mettere dove volete. È un'azione che comunque il sistema informativo compie in automatico e istantaneamente. Dopodiché, dopo che il sistema informativo ha inviato questo segnale, la fattura sarà disponibile per la consultazione. Chi lo riceve questo segnale? Ma magari una mail. La riceveranno su via mail, le arriva un video sul cellulare, le arriva questa cosa. Io non so, non ho modo di sapere se quell'impiegato della pubblica amministrazione è andato a controllare l'informazione della fattura perché gli è arrivata la mia mail o perché lui dopo il caffè va sempre a controllare le fatture. È un segnale a perdere, no? Io lo invio e non so se uno lo riceve e non so che cosa fa quando lo riceve. So solo che fin tanto che non l'ho inviato, il che è praticamente istantaneo insieme all'invio della fattura, lui non può consultare i dati. Dico ancora una frase per te lascio parlare. Diverso sarebbe, e sarebbe sbagliato, pensare che l'invio di segnali serve per inviare i dati della fattura dal fornitore all'ufficio. Questo sarebbe sbagliato. Dimmi cosa vuoi dire e poi spiego perché. Rimane traccia nel senso che il sistema se no non te lo fa fare.
Cioè il sistema sa se fartelo fare o no. E quindi è un'azione che rimane traccia, nel senso che se tu vai. Allora, è un'azione che il sistema compie, è lui che ti fa vedere quelle informazioni, quindi è coinvolto direttamente. Tu dici non rimane traccia perché in realtà non me lo scrivo da nessuna parte che è stato visto oppure che non è stato visto. Questo è vero. Però è coinvolto, è un'informazione che lui fornisce, quindi deve sapere quando fornirlo. Volendo potrai anche segnarvelo, no? In molti sistemi, diciamo così, governativi, tutte le informazioni sono tracciate. Tutti i click che l'operatore fa vengono tracciati. Questo, noi siamo a questo livello di dettaglio. Allora, torniamo solo all'interpretazione errata di prima. Io dico l'ufficio, sì, l'ufficio invia la fattura, scusate, il fornitore invia la fattura all'ufficio. Ma questo invio è un invio logico. Nella pratica quella fattura sta dentro il sistema informativo. Il fornitore l'ha salvata e l'ufficio la legge da lì. Non ci può essere un invio di segnali. L'invio di segnali significa che l'informazione parte dal sistema informativo, esce fuori dal sistema informativo e poi con la ricezione rientra dopo essere stata da qualche parte, qualcun altro gli ha rimandato. I segnali non li usiamo mai, non ha senso usarli per trasferire informazioni da un processo a un altro, o peggio ancora un'azione a quella successiva. Invio logico significa che da quel momento tu lo puoi vedere. Non c'è un file che gira, che viene spedito con una mail o cose di questo genere, che esce dai confini del sistema informativo o quantomeno dal processo. Questa azione qui carica fattura, e questa azione qua consulta informazione fattura, sono due azioni dello stesso informativo, sistema informativo, che condividono entrambe questo modello concettuale. Quindi non c'è nulla da mandare. Ok? Ok, fermiamoci qua. Poi, dopo le feste, continueremo. Quindi, non sarebbe più appropriato invece di usare il segnale, dare la ricezione del segnale da parte della FIA? Perché uno consulta l'informazione non in seguito all'interesse, ma in seguito alla ricezione. Ma noi non stiamo facendo il modello di cosa sta nella testa dell'impiegato. Quello è ciò che fa l'impiegato. Quando ricevo la mail vado a vedere. Quello, no, un segnale di ricezione qua vorrebbe dire che il sistema informativo non va avanti fin tanto che un messaggio elettronico non arriva al sistema informativo, non all'utente, che sono una notifica automatica dell'home banking che arriva direttamente, un messaggio che arriva al sistema, non all'utente del sistema. All'utente arriva o non arriva, arriva sul smartphone. Anche, però è proprio sbagliato il modo in cui pensi la ricezione di segnale. Se, lasciamo libera l'aula e continuiamo a parlare.